Realtà calcistica ritornata in auge, perché basta vedere la classifica e li troviamo secondi in classifica. Vogliamo fare un grande applauso al Ceppaloni, che ha ripreso a volare come i bei tempi, secondi in classifica. Non guardiamo la distanza, che adesso è di 7 punti dal Sant'Angelo a Cupolo, prima in classifica, perché c'è una partita in meno e c'è tutto un girone di ritorno da giocare, oltre che il girone d'andata non è finito ancora. E quindi stasera conosceremo gli amici di Ceppaloni, che adesso vi vado a presentare, perché qui ce ne stanno ben 5 e stasera si sono pure allenati, quindi stanno qua veramente, hanno fatto le corse. Iniziamo dal mister, e qua c'è l'applausometro, attenzione, Antonio Verricchio. Guarda, è partito l'applauso ancora prima io dicessi Antonio Verricchio. Ma ti faccio vedere che l'applausometro io l'ho sentito, secondo me potevano fare di più, ecco quello che mi aspettavo. Intanto salutiamo Rita del Prete, ciao Rita, una buona serata anche a te. Poi passiamo per scala gerarchica, arriviamo al capitano, e non mi sono dimenticato il nome, Nicola Campana. Guarda, è uguale lo stesso Antonio che continua a battere. Antonio batteva sempre le mani andando a vedere i concerti, attenzione, perché qua se parlassimo di Antonio, il lato B, non il culo, il lato B, ossia la passione per la musica e tutto quanto ci potrebbe raccontare, staremo una serata bella. Però possiamo farlo, piano piano poi parleremo di musica, heavy metal. Quando Antonio c'aveva i capelli lunghi, porca miseria, non si direbbe, ma ce l'aveva. Mi ha svelato che c'aveva treccia, doppia treccia, codino e che altro? Basta, vabbè, insomma, era, portaci qualche fotografia, anzi postala su Facebook, qualche fotografia di tanti anni fa. Ce l'hai, ti è rimasta solo un ricordo. Ok, l'aspettiamo tutti dopo la vittoria di domani. Posti la tua foto. A posto, perfetto. Poi andiamo a finire, anzi andiamo da quest'altra parte dove c'è Cosimo Maio. Tutti. È andato, si è fermato. Continuate, per lui no, e non va bene, Mister, ti lascio a piedi. Ecco. Intanto salutiamo Francesco Maria. Ciao a tutti, Francesco, ti aspettiamo nei nostri studi con la femminile del Gianni Loio Calcio 5. Ciao Francesco. Poi andiamo da quest'altra parte, perché per la prima volta negli studi di Radio CRT, dopo che ci conosciamo almeno da 7-8 anni, Peppe Donisi, o meglio conosciuto come Limone, e quindi l'applauso lo farei ancora più forte, perché chi è che non conosce Peppe Limone? Hai visto l'applauso quanto è durato? Ecco, Peppe, adesso devi svelare qui davanti a tutti perché ti chiamano Peppe Limone. Non si sa, quindi da mio padre, figlio limone. Quindi un domani tuo figlio sarà un limoncello. Va bene, poi dopo ci svelerai il tuo segreto, ossia la promessa che hai fatto al tuo capitano. Ce la svelerai dopo, sto pensando qua, cazzi, promessa. lo sai bene. E poi ultimo, ma non ultimo, attenzione, perché sto muren, perché lui con il mister con te c'ha l'asso nella manica, sì. Silvio Pignatiello. E vai così, guarda, contenti. Buonasera. Tutti quanti ci siamo spellati le mani, voglio vedere se domani non si vince. A proposito, domani con chi giochiamo? Domani, il domani calcistico. Allora avvicinatevi ai microfoni quando parlate, se no da casa non vi sentono, ce l'hai anche lì Antonio. Ok, San Marco dei Cavoti, andiamo a vedere in classifica. Azzo! Scontro al vertice, perché è proprio uno scontro, diciamo, playoff, anche se a voi i playoff si interessano, ma fino a un certo relativamente. Guarda come si sbottona il mister, guarda, capita, ma vuoi sentire queste parole dal tuo mister, ossia dobbiamo mirare al primo posto, o
se dobbiamo andare in seconda, tanto vale che c'è pure la porta secondaria, eh? Non è che certo, certamente, anzi, indubbiamente, però è meglio sentire quello che dice sentire il fiato sul collo a Sant'Angelo a Cupolo, che intanto è partito alla grande, ha fatto un sacco di vittorie di fila, anche se poi è inciampato contro questa squadra Welcome. Tutti i ragazzi di colore, voi li avete già affrontati. È vero, voi li avete già affrontati. Adesso mi si è aperta la memoria con questo famoso Ceppaloni Welcome. Ma che cosa è successo quel giorno che poi se n'è tanto parlato? Allora, secondo me non è successo proprio niente. Forse c'era qualcuno che aveva bisogno di un poco di pubblicità e ha voluto trovare 3 minuti di notorietà tramite i social. Ecco, hai detto una cosa giusta. La penso anche io così, anche se non c'ero, ma mi azzardo a dirlo perché ho notato poi nelle settimane a seguire che contro questa squadra più di un avversario si è lamentato, e quindi forse insomma ci sta quello che hai detto. Però per farlo sapere agli amici che ci ascoltano, in quella partita c'è stato da parte del Welcome l'utilizzo del guardialine di parte che non era tesserato. E voi ve ne siete accorti, giustamente, la partita non era finita come vi aspettavate, ma lo sapevate dal principio questo fatto, così? No, lo diceva lui, cosa che a noi, la cosa che a noi, diciamo così, ha dato fastidio è che loro hanno utilizzato un ragazzo che noi conoscevamo, però non ci avevano chiesto in realtà se poteva fare il guardalinee, anche perché noi utilizziamo comunque dei ragazzi che stanno in panchina non avendo un guardalinee, quindi utilizziamo uno dei ragazzi a turno e gli facciamo fare il guardalinee, e quindi figuratevi se a noi avrebbe fatto piacere che loro avessero utilizzato un'altra persona, insomma, che non fosse tesserata. Poi il fatto che loro ci hanno voluto far passare per magari ragazzi che discriminavano ragazzi di colore, questo, come ha detto il mister, è solo una cosa di pubblicità, poiché noi abbiamo avuto questi ragazzi di squadra anche l'anno scorso. Basta pensare alla partita, scusa, Giuseppe, quello che volevo dire è che praticamente noi comunque questi ragazzi li abbiamo portati a cena l'anno scorso a spese nostre, gli abbiamo comprato i telefonini, scarpette e quant'altro, quindi essere accusati tra virgolette di razzismo ci ha dato un po' fastidio. È da fastidio, perché è solo una questione di regole, e queste regole vanno quasi una moda, rispettate. Di accusare... ci si nasconde dietro questo razzismo che poi non è così. È vero, questo mal costume. Mister, io vorrei salutare Roberto De Palma, sì, che ci dice fate parlare Palamarini, grande Depa, e dai. Fate parlare Ballardini, che spettacolo, eccolo là Ballardini, Antonio Varricchio, tale quale, veramente Antonio, sei proprio tu. Ma che significa avere Roberto De Palma in squadra? Cioè fa pesare il fatto di aver giocato a pallone? Allora, non sto qui a giudicare le sue doti calcistiche perché non sono io per poterlo fare. Roberto è venuto con l'umiltà, è sceso infatti di categoria, appunto in terza, con veramente la voglia di fare, di strafare, di incitare i compagni, di aiutarci, di insegnare trucchi, darci una mano sotto ogni punto di vista. E al di là del calciatore mi piace sottolineare proprio l'uomo Roberto De Palma. Insomma, è bello stare con Roberto, sì, ci si diverte. È entrato proprio con... All'inizio chiaramente quando si sapeva che veniva Roberto De Palma c'era qualcuno che era magari un poco preoccupato, cioè arriverà il solito sbruffone, queste cose qua. Invece è entrato con proprio umiltà, si è fatto bene. E insegna, e tutti quanti penso che ne possano parlare bene. C'è tanto da imparare. Ecco, e devo entrare voglio fare proprio un plauso a Roberto. Non entra mai nel merito della formazione, non dice deve giocare questo, deve giocare quell'altro, non lo fa mai, e avrebbe anche certo, il potenziale per poterlo fare, chiaramente. Sicuramente. E penso che nel gruppo è stato accolto benissimo, perché è proprio lui che si mette a disposizione di tutti. Perfetto, intanto capitano ti saluto. Lo vogliamo bene. Parente, ti saluto Antonio Parente. E poi Umberto Pisano, Peppi sei di un altro livello, Un abbraccio a me, un in bocca al lupo al Ceppaloni. Grazie. Perfetto. Allora, stavamo dicendo, sta partita di domenica a San Marco dei Voti, in casa. E mi dicevi di prima qualche problema di formazione? No, per la partita di domenica io parto dal concetto che abbiamo una rosa molto ampia, quindi non a caso riusciamo ad allenarci ancora in 18-20 persone, e penso che sia un buon numero. Certo. Stasera quanti eravate? 19. Guarda là.
E ci sarà qualche assenza, chiaramente, forse anche Silvio, siamo un po' rimaneggiati, che non giocherà, un po' rimaneggiati. Però c'è qualcuno, c'è chi lo sottolinea, penso di non avere nessun tipo di problema. Avete già visto il San Marco in qualche gara precedente? No. Non ci interessa per gli avversari. Perfetto, spettacolo. Che spettacolo. Così evitiamo anche di andare sui campi a vedere altri. Ma anche c'è un botta. Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze, poi vinciamo, perdiamo, pareggiamo, è relativo. Però secondo me siamo una buona squadra. È l'avversario che si deve preoccupare di te. Alla fine quello vuoi dire. Sì. Non voglio passare per presuntuoso, però deve essere così. E deve essere così, giustamente. Allora, dicevamo, il campionato è arrivato alla nona giornata, decima, perché c'è sempre una squadra che riposa, e sta delineando sta classifica, insomma ancora aperta, perché poi le distanze non sono così abissali. Certo, il Sant'Angelo a Cugolo è partito con l'handicap rispetto agli altri, perché ha vinto 8 partite di fila, per poi fermarsi proprio contro il Welcome. Ma questo Welcome potrebbe insidiarsi nella lotta al vertice? Secondo me sì. E c'è da preoccuparsi, perché dice, sti ragazzi corrono, hanno una buona squadra, sono organizzati, messi bene in campo, è una bella squadra, e corrono, è un fattore preoccupante questo. Corrono i ragazzi, capitano? Sì, sì. Corrono. No, i tuoi, quelli della tua squadra. Sì, diciamo, ci proviamo. Devono correre. Vabbè, noi abbiamo una squadra che è un mix di quarantenni, 25 anni, insomma. Quindi è chiaro che abbiamo sul piano fisico il nostro motto, però... è come il Benevento, è chi corre. Ah, ecco. No, perché solitamente dicono De Palma, Mignone, Italo, Perugini, chi corre, e poi arriviamo che vinciamo. E tu hai citato un altro bel giocatore di quelle zone che conosciamo bene, proprio Gianluca Mignone, che insieme a Roberto, ecco, potrebbe fare la classica differenza nelle partite che contano. Ma come stanno giocando, mister? In che ruoli tutti e due? Diciamo prevalentemente in attacco. Anche ok, perché se si gioca a 2, si gioca a 3. Gianluca potenzialmente è un ottimo esterno in attacco, quindi deve ritrovare ancora la forma migliore. Ah sì? No, questo è una cosa positiva invece. È una cosa positiva, perché se oggi siamo secondi in classifica, con un Gianluca che sta giocando bene ma ancora non è al massimo, ci fa ben sperare. Figuriamoci dopo. Intanto Roberto ci ha salutati tutti quanti. Ciao Robby. Però poi all'improvviso è arrivato il saluto di un certo Sabatino Varricchio. Ma mica lo conosce. Mi sembra di conoscerlo. Ah, papà di Giotto. Mi dice, è mio figlio. Mi fa ridere. Ciao Sabatino. E chi corre? Infatti Sabatino dice chi corre. Perfetto, allora iniziamo a entrare un po' nel vostro spogliatoio. Questa squadra, come nasce quest'anno? Dall'idea di chi? Di mettere a punto una formazione che potesse lottare per qualcosa di importante? Allora, ma parla sempre con mister. Parla, capito. Allora, noi diciamo. Forse ci siamo portati. Ne sa di più. Supportalo Antonio, supportalo. No, conosce bene la realtà. Conosce bene. Ci siamo portati, diciamo, un buon gruppo già dall'anno scorso. Sì. Quindi con alcuni innesti. L'anno scorso avete perso la semifinale playoff. Playoff a Buonalbergo, sì. Buonalbergo, che poi è andato in seconda categoria. E si diceva, io ricordo bene, l'anno scorso, che il Ceppalone fosse la squadra più attrezzata per salire una volta iniziati i playoff. Vi temevano tutti. Io ricordo che il GS Pietrelcina l'anno scorso lo eravamo. Non voleva incontrarvi perché diceva che il Ceppalone era la squadra più in forma in quel momento. E noi col Pietrelcina abbiamo perso sia l'andata che il ritorno, quindi mentivano. Si vede che vi hanno conosciuti bene. No, allora ci siamo portati un buon gruppo già dall'anno scorso, quindi quest'anno con gli innesti di alcuni giocatori tipo De Palma, Perugini, Cristian Perugini, Italo Pignatiello, sì. E, diciamo, Giuseppe Donisi che Luigi Falcucci, Graziano Riele è arrivato diciamo a stagione in corso dopo essere stato svincolato dal Tufaro. Ah, ma perché tu è vero, avevi iniziato la stagione al Tufaro, eh?
ma non era andata come, come si sperava, però come comunque vabbè, però forza tu fare sempre, sempre forza tu fare. E abbiamo iniziato quest'anno dove agli inizi non c'era proprio quel gruppo bello forte.